Ouarzazate, la porta del deserto, si apre al futuro. La città resa famosa dal cinema oggi ospita il NUR, l'impianto solare più grande al mondo. Un progetto che vuole garantire al Marocco un'energia pulita e sostenibile. NUR 1 Ouarzazate è la prima delle quattro centrali elettriche NUR. Mira a produrre energia pulita in un paese che importa più del 94% del suo fabbisogno energetico. NUR 1 è composta da 1 milione di specchi che si estendono per 450 ettari con una capacità produttiva di 160 MW di elettricità. Gli specchi parabolici catturano l'energia del sole e la concentrano riscaldando dei tubi all'interno dei quali scorre l'olio. L'olio caldo viene utilizzato per produrre vapore e mettere in moto le turbine che generano l'elettricità. Il calore viene imprigionato per far funzionare i generatori per circa 3 ore, anche con il buio. La centrale operativa dal febbraio del 2016 e ha rappresentato una grande sfida per gli ingegneri marocchini per l'uso delle nuove tecnologie, per l'acquisto di attrezzature pesanti da tutto il mondo e infine per la collaborazione con diverse aziende internazionali. Più di un terzo del progetto è realizzato da aziende locali. Essere riusciti a completarlo nei tempi previsti e secondo gli standard internazionali è un orgoglio per noi. NUR 2 e 3 sono in fase di costruzione. A regime produrranno rispettivamente 200 e 150 MW e entrambi avranno una capacità di stoccaggio di circa 8 ore entro il 2017. Il progetto NUR 2 utilizza la stessa tecnologia di NUR 1, gli specchi parabolici, ma di dimensioni più grandi, in modo da garantire più efficienza su una superficie identica. Il NUR 3 utilizza la tecnologia della torre, quella che si vede qui dietro di noi. L'impianto solare ha contribuito allo sviluppo delle infrastrutture della regione e ad alleviare il tasso di disoccupazione a Ouarzazate con la creazione di quasi 2.000 posti di lavoro durante ogni fase del progetto. Azedin, a 35 anni, lavora come autista al NUR 2 da circa un anno. Sono fra quei fortunati che hanno avuto l'opportunità di ottenere un lavoro vero. Mi sento più tranquillo, con uno stipendio fisso ogni mese. Prima dipendevamo dal cinema, dal turismo, ma sempre con impieghi temporanei. Ora, fortunatamente, gli abitanti della città hanno opportunità di lavoro grazie a questo progetto. Progetti come il NUR contribuiranno a sostenere il Marocco nell'obiettivo di uno sviluppo umano e sostenibile. L'ambizione è quella di generare il 42% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2020.